ultimo giro, chi è la superstar? Vediamo i risultati finali. Contiamo prima le vostre stelle. Ecco le stelle che avete. Dopo aver visto le vostre stelle, contiamo i gettoni. Avete preso questi gettoni. Ora assegna le stelle bonus. Il seguente giocatore riceverà una stella per la brillante prova. Prima la stella minigioco, il primo giocatore che ha preso più gettoni nei minigiochi. E va a noi. Well done, Mario. Ora il premio per la stella gettone, per il giocatore che ha raccolto nel gioco da banale più gettoni. E va anche a noi. Questo è pro gaming, signori. Passiamo alla stella evento, per il giocatore che è finito più spesso sugli spazi di punto interrogativo. Ok, ho letto tutto male, ma non importa. E finalmente passiamo alla superstar. Proclamazione ufficiale. La superstar è... È giunta l'ora! Bowser ha cambiato posto! Facciano saltare tutto! Koopa, che succede? Buon vecchio Koopa lamentoso. Se l'è già dato... Mancato per poco... Che fai? Cerco il bagno! Bugiardo! Non farmi male! Chi c'è? Chi c'è? Per un pelo! Mario! Sei qui per me, Mario, vedrai! Le fiamme da Super Mario 64, miticissime. Che c'è? Puoi farmi leggere? Provo un po' a lanciarmi per la coda! Trasformazione, Bowser Metallo! Bowser Metallo pesa quanto 10 Bowser! Non arrenderti, Mario! Siamo qui dietro, prendi questa stella! Star Power? Non ce la farai mai! Mario, sappiamo che ce la puoi fare. Hai affrontato Bowser in tutti i modi possibili. Bravo, Mario. Baffos Power. Complimenti, hai vinto! Avanti, Mario, sei la vera superstar! E con questo abbiamo felicemente concluso anche questo let's play, ma anche no, perché ci sono gli extra, però volevo dirlo perché mi sento libero. Cioè, volevo dirlo perché mi dà una sensazione strana dire di aver finito il let's play, perché nel vecchio canale non l'ho mai fatto e adesso mi rende felice, ecco. Che sono un po' più costante con i video e i let's play finisco un po' più rapidamente, anche se non sono giochi così lunghi, lo devo ammettere. Questi sono 18 video, al massimo 20. Diciamo 25 con gli extra. Però mi dà un senso di soddisfazione. Bene, abbiamo un'infinità di monete che non ci serviranno, tutte queste. Così, dopo lunga e faticosa lotta, Mario e i suoi amici sconfissero Bowser e vissero felici e contenti in Mario Land. Bravi, bravi! Così come in ogni gioco che si rispetti, anche se non è sempre così, la storia non è mai vera. Infatti una volta in Super Mario Bros. 2 è un sogno e in questo caso è uno spettacolo, stranamente. Ecco a voi Donkey Kong e Wario! Donkey Kong per Western Land, Wario per Horror Land. Signore e signori, Yoshi e Peach! Eccoli qua. Yoshi per Pirate Land, Peach per Spazio Land, no, Mystery Land. Luigi e Mario! Cioè, certe volte a me dispiace quando la storia non è così vera e magari c'è un fondo che è uno spettacolo, un qualcosa del genere. Non mi è mai piaciuto quando era così. Per esempio in Super Mario Bros. 2 ci sono rimasto un po' male quando era solo un sogno. E anche qua.
Signore e signori, crediti di un altro bel applauso? Perché Mario e Bowser vanno così d'accordo? Questa è stata solo una delle attrattive di Mario Land. Che ne pensate? Vi siete divertiti? Speriamo di vedervi di nuovo a Mario Land. Arrivederci! Ciao Toad. Che sei stato misteriosamente salvato. Così sei apparso dal nulla. Ed ecco qua i titoli di coda. Tutti i miticissimi produttori. Bene, ora posso sia esprimere le mie opinioni che dire quello che volevo tentare di esporre mentre passavano i dialoghi, che purtroppo non posso fermare o muovere a mio piacimento. Appunto, ho avuto certi giochi come Super Mario Bros. 2, Disney Magical Quest, Stunning Mickey Mouse che avevo per SNES, qualche altro che non ricordo precisamente, che aveva appunto un finale che non rappresentava la realtà. Era un sogno o uno spettacolo, un qualcosa del genere. Queste cose mi spiacevano un po'. Ciao Star. KF Programmers in Games Adventure Bows. Appunto le tavole di avventura. Non sto a leggerli sinceramente. Qualcosa che vi posso dire è che appunto il prossimo Let's Play non posso annunciarlo perché sarà una cosa top secret, niente votazione, ve l'ho già detto, c'è una cosa già decisa da me, sono certo che vi piacerà perché è un Let's Play molto particolare, non fatto molto in Italia per niente, come genere intendo, come struttura, come Let's Play di gioco è stato fatto. E appunto, qua scorrono tutti i personaggi, il dottore, quello che ci va ad ascoltare le musiche sul laboratorio. Quello che ci fa cancellare i dati. E però appunto non posso annunciarvelo. Mie considerazioni sul gioco. Oh ciao Mago. Mie considerazioni sul gioco. Le ho già espresse durante il Let's Play, però non mi fa male riepilogarle. Che vi posso dire? È stato un magnifico gioco, sia perché è stato la mia infanzia. È come se fosse condizionato per me, i giochi della mia infanzia mi condizionano un po', non posso negarlo. Fatto davvero bene, il miglior Mario Party al momento che posso giudicare tra quelli che ho. E tabelloni fatti bene, musiche pure. C'è stata appunto qualche novità come quella degli oggetti che è molto interessante. I nuovi Mario Party non hanno più questa epicità, possiamo dire, di una volta, come questo. Per esempio, già Mario Party 9 ha avuto un risvolto negativo a un primo gameplay, per chi ha visto i miei streaming in cui giocavo Mario Party 9, non mi entusiasmava per niente, perché raccogliere stelle per strada così in mezzo a tanti spazi che non fanno niente, non mi piace. Poi non mi piace questa cosa del gruppo, che devono agire in gruppo per e poi fare a cambio. No, non mi piace questo sistema. Mario Party 8 nemmeno, anche se non mi ricordo benissimo. Possono fare di meglio, insomma. Io so che possono fare di meglio. Purtroppo io penso che i Mario Party non avranno molti altri seguiti. Penso che 9 già sono tanti. Se vogliono ne fanno un decimo, ma altri ne dubito parecchio. Catignaccio, salve. Tu che ci hai preso con tutto il baule e ci hai spedito chissà dove. Ecco, pure sto fatto dei modelli 3D.
Nintendo 64 è una console che io adoro, la mia preferita. In assoluto, intendo, in assoluto. I capolavori sono proprio qua. Non li puoi trovare da nessun'altra parte perché i capolavori sono per Nintendo 64. E non Call of Duty, Battlefield, Left 4 Dead e gli altri che non so, sinceramente, che non sono per niente capolavori. Cioè, uno non ci trova gusto a sparare, non hanno avventura, non hanno divertimento, non coinvolgono. Questi sono i veri capolavori. Il fatto è che la gente che dice che la Nintendo è una commercialata non la conosce. Magari la conoscesse, potrebbe minimamente cambiare idea. Giudicarla conoscendola? No, la giudicano senza conoscerla, chiaramente. E questa è una cosa che mi dà parecchio fastidio. Appunto, scusate se non sono molto attivo, ma ci sono giornate in cui ho voglia di fare lo stupido e giornate in cui sono un po' più serio. E non so cosa altro dire. Appunto, mi è piaciuto davvero tanto. Adesso ci saranno gli extra, il numero di extra approssimativo che vi posso dire 5. Una in cui farò le arene, tutte le varie modalità delle arene. E una in cui farò il minigame coaster, di cui non mi ricordo il nome in italiano perché non l'ho mai sbloccato. Che è una specie di corsa a tutti i minigiochi. Per il 100% va fatto minimo in medio. Quindi se vi interessa, appunto, fatelo in medio come lo farò io. Ed è una roba un po' difficile da fare, dovete avere molta pazienza. Perché dovrete affrontare tutti i minigiochi, dovrete prima averli sbloccati tutti quelli sbloccabili, perché c'è un minigioco particolare che va sbloccato appunto facendolo in medio, che è l'ultimo minigioco, il minigioco speciale che c'è in tutti i primi tre Mario Party. Non so anche in quelli per GameCube perché, ripeto, non li ho mai avuti. E cos'altro dirvi? Ci sono le modalità arena, che è molto bella per giocare in compagnia. Vi ho già detto che il numero base per comprare tutti i minigiochi inizialmente è 5500, qualcosa del genere. Io l'ho già superato di brutto. In seguito spero almeno. Ciao Woody. In seguito spero di fare qualche extra per spiegarvi dei trucchi per guadagnare monete più facilmente, anche se non è così difficile, basta che mettete, appena iniziate un tabellone, vi mettete com e lasciatelo fare. E niente, stavolta ho concluso davvero i miei discorsi, i miei noiosissimi discorsi. Yukiko Mikami, Masako Ishikama, Taduki Kawada, Rich Wilson Kunihiko, Osamu Tsukihara, Hiro Yuki Arai. Ma non giapponesi non ce ne sono. A Nintendo No Treehouse. Ecco cos'era, era Azon. Me lo dimentico sempre che è Azon. Super Mario Club, Steph. C'è pure Super Mario Club. Now Producting Testing Team. KZ. Anders Fay. K. Neuma. Patrick Fierret. Stephen Hept. Peter Hallett. Sono conclusi qua, giusto? Ah, ci sono i product manager, sono quelli che durano di più se non sbaglio. Ah no. Product manager sono come certe volte Iwata, certe volte Miyamoto, ma in questo caso non è lui. O è il direttore, il supervisore l'ha fatto Miyamoto. E appunto quello che ho detto prima. I direttori, possiamo dire, quelli che hanno ideato più cose. Questi penso che executive producers, penso che siano più i tester, dal nome. Sinceramente non me ne intendo di queste cose. Hi Todd. Ciao! Ciao anche a te Todd. Che carino. Che bella musica poi. Me la vado ad ascoltare dopo. Ed ecco qua finito un altro capolavoro. Qua i botti come in Super Mario World penso che siano infiniti. Cioè come in Super Mario World, in Paper Mario, più che altro, infatti. E abbiamo concluso qua, si riavvia il gioco. E cosa posso dirvi? Grazie per la visione, per avermi sopportato per tutto il tempo. E niente, lasciate un commento se vi va, se non vi va non importa.
un mi piace se vi è piaciuto il video, un non mi piace non lo mettete, se no vengo a casa vostra e vi tosto. Come detto, ora abbiamo accesso anche a Bowser Land, che è difficoltà 3, accidenti. Parco giochi di Bowser, massima attenzione, ci credo. Regolandi l'abbiamo fatta, abbiamo fatto tutto, vediamo un po' le statistiche. Eccoci qua. È stata aggiunta la macchina punteggi, andiamola a vedere. Ah, è la macchina di crediti. Capisco. Possiamo vedere i crediti. Ma magari ha più entrate. Non so, sinceramente. Perché? Ma abbiamo cliccato solo una leva. No, non saprei. Vediamo. Allora, abbiamo tutte le musiche. Gli effetti speciali. E basta. Penso che con questo abbiamo finito. Vi faccio vedere un po' quante volte ho giocato alle rispettive piste per guadagnare monete. Punteggi vari, e con questa schermata vi saluto e vi rimando alla prossima. Bye bye!